essere qua in questa occasione. Per chi non mi conosce, sono Poggiani Guido, sono il responsabile della galleria Arte Passante. Il progetto Arte Passante vede più di 22 realtà suddivise in 4 stazioni del passante di Porta Vittoria. Io sono molto contento di avere ancora qua Fabio un'altra volta, perché questa esperienza l'ho aperta proprio con Fabio Puman e una sua personale. E questo è per me un piacere, portare la sua scuola, i suoi allievi, i suoi ragazzi in questo contesto. Lascio la parola a Fabio che sa meglio di dare. Allora, io volevo qua in mezzo, io sono al centro. Divento un po' duro, però dal mio punto di vista ci vuole, diciamo che insegno da tanto tempo e sono veramente contento del gruppo che sono riuscito a costruire con Peschiera. Penso che la prima cosa che i miei allievi hanno imparato è quella della sincerità nell'esprimere le loro emozioni. Vi spiegherò cos'è la struttura, voi così riuscite magari a spiegargli la dimensione, la struttura e tutto quello che vedete. Ah, diciamo che l'immagine che cerco di comunicare ai miei allievi non è quella del colore, l'immagine che cerco di comunicare è quello proprio della dimensione. Questa è la dimensione. Togliamo da lui tutti i colori, guardiamoli in bianco e nero e lui ha una dimensione, si chiama Elio. E quando parlo di struttura è una dimensione applicata a una sua forma. Adesso più di così non posso aiutarti. Quindi la prossima volta che parlerò di struttura. Dopodiché mi ha chiamato chiedendomi: ma perché gli sbucati? E io non avevo capito, non aveva capito niente, cioè avevo capito al contrario, pensavo che gli sbucati fossimo noi, cioè fossero gli artisti, invece gli sbucati sono un'altra cosa. Che puoi dire perché non me la ricordo più? So che tu sei preparata. No, sostanzialmente gli sbucati sono i soggetti dei quadri. Il maestro, cioè come metodo, praticamente ci fa partire dalla tela dipinta di nero, di grigio scuro. Quindi il soggetto cosa fa? Sbuca dal nero perché cerca una dimensione, cerca la luce, tramite la luce acquista una forma. Il colore viene dopo. E il colore viene dopo. È come se fossimo degli scultori sulla tela. No, bravissimo. Questo è il significato del annoio più ragazzi, se volete bere qualcosa, se è rimasto qualcosa ancora.